Emilia Clarke, i segreti per portare il biondo come Daenerys. Assomigliare ad Emilia Clarke quando si trasforma in Daenerys, con i suoi lunghi, meravigliosi capelli color biondo platino? Niente di più facile, se sappiamo come fare e abbiamo deciso di prenderci cura ogni giorno della nostra chioma per evitare i piccoli, grandi danni di un cambio di look così radicale. Emilia Clarke, da castano a biondo platino. Emilia Clarke è una castana naturale. Per trasformarsi in Daenerys, l'attrice può decidere di ricorrere a una parrucca, oppure ad un radicale cambio di look che, se non eseguito correttamente, potrebbe danneggiare i suoi capelli. Naturalmente questo non è il caso di Emilia Clarke, ma moltissime fan che amano il suo personaggio hanno deciso di passare dal loro colore naturale ad un biondo platino, sconvolgendo il loro look di tutti i giorni e prendendo un'importante decisione che potrebbe avere conseguenze, anche disastrose, sui loro amati capelli. Per raggiungere un effetto biondo platino che non sia solo tendente al bianco, ma rilasci anche quell'inconfondibile luce e luminosità tipica dei capelli di Daenerys, c'è bisogno di tanto lavoro e, soprattutto, delle mani di un esperto. Decolorare i capelli richiede l'uso di agenti chimici che possono danneggiare i capelli, e non c'è un altro modo per farlo, spiega Marie Robinson, proprietaria di un salone di bellezza new yorkese frequentato da Naomi Watts, Michelle Williams e molte altre. Per dare quella luminosità ai capelli, c'è bisogno di decolorarli e schiarirli. Se volete passare da un castano scuro a un biondo platino, preparatevi anche a più di una sessione di decolorazione prima di ottenere il risultato sperato. Non è una cosa che accade da un momento all'altro. Come si diventa bionde e belle come Daenerys? Trasformarsi in Khaleesi con un paio di sedute dal parrucchiere non è la parte più difficile dell'opera. La parte più complicata è rimanere Daenerys. Quando decidiamo di tingere i capelli di un colore così diverso dal nostro, dobbiamo tenere presente che avremo bisogno di ritocchi ogni 2-3 settimane in base alla velocità della nostra ricrescita. I continui shampoo, anche se effettuati con tutti i crismi e i prodotti top di gamma, spengono il colore artificiale e lo rendono poco piacevole alla vista. Anche Emilia Clarke ha ceduto al fascino del biondo platino e, alla fine, ha messo da parte la sua parrucca per cambiare il colore dei suoi capelli e avvicinarsi alla madre dei draghi con un biondo platino che ci lascerà senza fiato nell'ottava stagione. Oh cavoli! L'ho fatto fattissimo. Madre dei draghi, ti presento Emilia. Emilia, ti presento la madre dei draghi, scrive Emilia Clarke nel suo ultimo post Instagram da 2 milioni di likes, dove sfoggia il suo nuovo colore di capelli, prodotto direttamente dagli hairstylist che, per 8 lunghi anni, le hanno perfezionato una delle parrucche più belle e meno riconoscibili del mondo.